andiamo insieme nel libro del Cantico dei Cantici. Gloria a Dio, alleluia. Cantico dei Cantici. Gloria a Gesù, alleluia. Capitolo 2, leggiamo dal verso 8. Il Signore ci benedica. Amen. Ecco la voce del mio amico, eccolo che viene saltando per i monti, balzando per i colli. L'amico mio è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Ecco, egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Il mio amico parla e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, poiché ecco l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito e se n'è andato. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze. Mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio amico è mio e io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fugano, torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. Fin qui il testo che leggiamo stamane. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Apri il cielo, ma apri anche la nostra mente, il nostro cuore, perché la tua parola stamane possa farci del bene, come sempre, Signore. Non sia un uomo, ma sia lo Spirito Santo a parlare, a depositare la tua parola dentro di noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. È bello il Cantico dei Cantici, eh? Tutta la parola di Dio è bello, ma questo è il Cantico dei Cantici. La stessa intestazione del libro indica il migliore dei migliori, il canto più bello che si possa scrivere. Questo è vuol dire il Cantico dei Cantici, il canto dei canti. E il Signore sa cosa vuole dire quando ci mette davanti, cosa ci vuole dire, cosa in particolare vuole dire alla sua Chiesa quando ci mette davanti questo libro. Un poema bellissimo, d'amore. Il Signore è anche, sa fare anche il poeta, il Signore è un grande poeta, al di sopra di tutti quelli che nascono e che muoiono su questa terra. Grande, ha una grande ispirazione questo libro, perché non solo è poetico, non solo ci fa stare davanti a una poesia bellissima scritta da un autore eterno, che è il Signore, ma in qualche maniera ha anche uno stile apocalittico che ci proietta nel futuro riguardo al rapporto che c'è tra Cristo e la sua sposa, questa coppia meravigliosa, questo amore profondo che lo sposo nutre per la sposa. Con tutta onestà dobbiamo riconoscere una cosa in questo libro: se lo leggiamo di un fiato, di un sol fiato, tutto insieme, non ci vuole molto. Per leggerlo tutto dovete avere 20-25 minuti disponibili. Dico tutto di un fiato, eh?
leggendolo voi scoprite che lo sposo non ha difetti, ma la sposa però ogni tanto mostra delle defiance in questo libro, mostra però che nonostante tutto abbia bisogno di parecchi accorgimenti, di diverse spinte, di essere scrollata, di essere svegliata, di essere curata, di essere richiamata all'attenzione, di essere, nonostante questo, il libro si conclude in maniera meravigliosa, e questo ci fa comprendi in che maniera meravigliosa, nel senso che il libro lascia questo messaggio: i desideri dello sposo verso la sposa hanno fatto in modo che anche nella sposa potessero crescere questi desideri. Alla fine noi possiamo dire che la storia la conosciamo della Chiesa. La Chiesa un giorno avrà la pienezza di questo amore dentro di lei, resa perfetta dall'azione dello Spirito Santo, che sta lavorando tanto lo Spirito Santo in mezzo a noi nella sua Chiesa, e alla fine possiamo dire che la storia si concluderà bene. Certo, qualcuno potrebbe dire: allora possiamo stare tranquilli, la storia si conclude bene con la Chiesa del Signore, poi ognuno di noi può scappare da questo vile, ognuno di noi può perdersi, può decidere di perdersi da questo vile, ma per quanto riguarda quello che sarà la Chiesa del Signore, oggi se siamo Chiesa ringraziamo Dio, ma preghiamo perché possiamo esserlo fino alla fine. Il Cantico dei Cantici mostra queste varie debolezze della sposa, dell'amica, e questo mette in evidenza che queste debolezze sono all'interno della sua stessa vita e quindi potrebbero manifestarsi all'interno del suo popolo attraverso o in ognuno di noi. La nostra preghiera è che il Signore, la nostra innanzitutto personale ma anche comunitaria, è che il Signore ci possa, come dice Giuda, se non ricordo male, alla fine possa preservarci da ogni caduta e conservarci irreprensibili per la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. Irreprensibili perché Egli viene. Ecco la voce del mio amico. Ecco la voce del mio amico. Innanzitutto, questa sposa è allenata alla voce dell'amico, è ancora, diciamo così, fisicamente lontano, perché dice: eccolo che viene, ma pur essendo lontana, la sposa, la Chiesa, riconosce la voce del mio amico, del suo amico. La Chiesa del Signore non è confusa sulla voce del suo sposo, non è confusa. Sarebbe un dramma se tu chiamassi tua moglie e tua moglie ti dicesse al telefono: non ti avevo riconosciuto, o viceversa, o no? Immaginate, pronto? E dall'altra parte: chi sei? Sarebbe un dramma, ci rimarreste male o no? A meno che non siete magari lontani, ed essendo lontano magari ho raffreddato la voce rauca, ma ho dubbi però, sembra che il segnale sia proprio forte. Pronto? Dimmi. Ecco la voce del mio amico. La Chiesa non dice: mi sembra lui, non dice: assomiglia, guarda un po', guarda, vuoi vedere che questo è il Signore? La Chiesa non dice: sono tutte uguali le voci, adesso c'è in voga questo, siamo tutti uguali, il Signore è dappertutto. Chi te l'ha detto che il Signore è dappertutto?
scritto che il Signore è dappertutto. Forse nell'enciclopedia del CESNUR. Sapete cos'è l'enciclopedia del CESNUR? L'enciclopedia dove mette insieme tutte le religioni presenti in Italia, e se voi andate a leggere, l'autore di questa enciclopedia riconosce un po' dappertutto. Chi l'ha detto? Ecco la voce del mio amico. La sposa, la Chiesa, riconosce il tono del suo amico. Ecco la voce del mio amico. La sposa conosce la voce dello sposo, che è Gesù, la conosce perfettamente perché ha l'esperienza della sua voce. E per parlare di voce dobbiamo parlare della parola, o no? Se non parla, come conosci la voce? Il tono lo possiamo comprendere se uno parla, possiamo impararlo quando uno parla. Se uno non parla mai, non possiamo sapere com'è la sua voce. La sposa conosce la voce del suo amico perché il suo amico parla. Il suo amico parla. Lo sai che Gesù parla? Ma non ti vedo molto entusiasta, eh? Forse c'è qualche problema, hai qualche timore che ti debba dire qualcosa stamattina, questa voce? Stai tranquilla, tranquillo, è soave la sua voce. La sua voce è dolce, il suo messaggio è qualcosa di meraviglioso. Eccolo che viene. La sposa, chissà perché, non si accontenta, l'amica, la Chiesa, non si accontenta di avere un rapporto a distanza. Ha sempre la speranza che viene. Si nutre della sua presenza. Per lei è necessaria, è importante, è fondamentale la sua presenza. Eccolo che viene. Non è tu da una parte, io dall'altra. Si nutre, ha bisogno, vive, si consuma dal desiderio di avere lo sposo. Eccolo che viene. Viene. E sa anche che questo suo amico, questo suo sposo, è contento di venire. Balzando, saltando per i monti, per i colli. È felice, il suo amico è felice. È felice quando deve incontrarsi con l'amica, con la sposa. Brucia i metri per arrivare, salta per i monti. Non è uno che arriva senza voglia. Se la sposa ha desiderio di vederlo, lo sposo si consuma proprio dal desiderio di incontrare la sposa. Quanto amore il Signore ha per la sua Chiesa. Amen. Quanto amore il Signore ha per la sua Chiesa. Se siamo di Cristo, non possiamo avere sentimenti diversi da Lui per la sua Chiesa. Non possiamo avere sentimenti diversi. Tu salti per la Chiesa? Corri, bruci i metri per la Chiesa? Saltando per i monti, balzando per i colli. Viene fatto anche un paragone abbastanza, io direi, umano. È simile a una gazzella o a un cerbiatto. E poi sembra anche che questa sposa faccia anche una confidenza. L'amico mio sta dietro il nostro muro. E questa confidenza mette in evidenza
che forse c'è ancora qualcosa che ci separa da Lui. Fateci bene attenzione. Il muro non l'ha costruito lo sposo. Ci separa dal nostro muro. È la sposa che l'ha costruito. Egli sta dietro il nostro muro. Questo sposo che è arrivato, non credo che è arrivato per mettersi indietro al muro. È arrivato per entrare in casa, ma ha trovato un muro. Quando l'hai costruito questo muro? Quanto spesso è questo muro? Quanto alto è questo muro? È una confidenza che fa la sposa. I muri non li costruisce il Signore, la Chiesa, fratelli. Forse stamattina dobbiamo abbattere qualche muro, se vogliamo realizzare la potenza di Dio nella nostra vita. Tu sai, potrebbe anche essere, permettetemi un po' la fantasia, un muro di cartongesso. Boom, poco, e va a terra. Potrebbe anche essere un muro di tufo, di pietre di tufo. E in questo caso forse hai bisogno che anche dall'altra parte ti venga dato un aiuto. Ci sono dei muri che dobbiamo soltanto decidere di abbattere. E che ci vuole poco. Hanno l'apparenza chissà di che cosa, ma che in effetti il Signore dice: guarda, butta giù sto muro. Non è niente di quello che vedi. Ci sono anche altri che ci separano e nella distanza e nel tempo, nel senso che per abbattere ci vuole un po' di tempo. Da quanto tempo stai e stiamo pregando il Signore? Io sto cercando il Signore, gli ho chiesto di venire, sto dicendo: Signore, liberami, Signore, fammi. Lui l'ha fatto, è arrivato fino a un certo punto e ha trovato il muro. L'ha detto la sposa, si è messo indietro al nostro muro, al nostro muro. E questo muro ha limitato l'azione del Signore nella mia vita, l'ha limitato. Non se n'è andato indietro, è indietro al muro e guarda dalla finestra. Ci sono delle cose che ci permettono di godere la benedizione del Signore, ma non più di tanto. Avvertiamo la sua presenza, avvertiamo il suo sguardo su di noi, però non c'è la possibilità di un tocco. Sentiamo, io sono convinto che nonostante il nostro modo di condurci sentiamo la sua presenza. Io sono convinto perché lui è lento all'ira, è di gran bontà, è misericordioso. Sono convinto di questo. Ma sono altrettanto convinto che la mia vita non può andare avanti delle sue occhiate. Ha bisogno del suo tocco. Ha bisogno che tocca la mia vita. E per toccare la mia vita non lo devo più lasciare fuori dalla finestra, per quanto la distanza possa essere poca. Io voglio che lui abbia comunione con me e io abbia comunione con lui. Per far questo deve entrare a casa mia. Amen. Guarda per la finestra, lancia, che bello, lancia occhiate attraverso le persiane. Ma vuoi vedere che hai chiuso pure la persiana? Che lui deve... Gloria. Sapete quando si chiudono le persiane? Quando non puoi far vedere dentro, no? Se no non c'è motivo.
è anche normale. Noi abitiamo in una strada a Cornigliano abbastanza stretta che ha un palazzo di fronte, un palazzo, insomma, dove abito io, una specie di presepe. C'è una casa di fronte e la distanza forse sarà 3 metri, 4 metri, insomma. Cioè, voglio dire, chi si affaccia entra in casa nostra. E allora, giustamente, fino a che, no? Però, ogni tanto, per conservare quello che è l'ambiente domestico, la privacy, no? Il calore familiare. Ma col Signore non dobbiamo conservare nessuna privacy, perché Lui non è il vicino, Lui è lo sposo, è il padrone di casa. Deve guardare, a volte il Signore è costretto ogni tanto a sbirciare, sono fuori, fammi entrare nella tua vita, perché abbassi questa persiana? Io poi alla fine, se mi fai entrare, io posso farti solo del bene. Abbiamo fatto entrare nella nostra vita tanto male, tanta oscurità, tante tenebre. Abbiamo fatto entrare nella nostra vita, permettetemi la libertà, tanti spiriti immondi. Gli abbiamo dato la libertà a questi spiriti immondi di entrare e di fare, e a volte di lasciare anche un segno permanente nella nostra vita. Sono entrati e hanno gestito la nostra vita, hanno fatto dipendere la nostra vita dalla morte, dalla sofferenza, dalla superstizione, talvolta dalla magia, dall'inimicizia, dall'ira, dalle gelosie, dalle contese. Abbiamo aperto le nostre porte e adesso che c'è lo sposo vogliamo abbassare le persiane. Adesso che abbiamo la vita vogliamo chiudere le finestre. Adesso che abbiamo il Re dei Re, il Signore dei Signori, vogliamo costruire un muro? Lui ti guarda dalla finestra e guarda dalla finestra. Che meraviglia è il Signore. Amen. Che meraviglia. Ecco perché la sposa dice: questa è la voce del mio amico, lo conosce, ha l'esperienza, ma l'esperienza, la voce dell'amico non l'ha imparato sui libri, non l'ha imparato sui manuali io ho studiato, quindi ho imparato, solo da un'esperienza con la sua presenza può imparare la sua voce. La sua voce. E la sposa riconosce anche quando si imita la sua voce. Si imita la sua voce. È bello scherzare con i fratelli, eh? Però a volte con dei fratelli telefonicamente scherziamo cambiando voce. Non riesce mai. Che vuoi? La puoi cambiare come vuoi tu, ti metti la sciarpa, ti metti pace. A volte lo faccio anche con mia sorella, la mia martire, non riesce, ma che vuoi, dice. Non si può imitare, o meglio, si può imitare e molti possono anche rimanere confusi, ma quelli che rimangono confusi è perché hanno sentito poco. Ma mi pare, sì, mi pare la sua voce. Hanno sentito poco. Fratelli, voi non immaginate, e credo che forse diversi di voi siano concordi con quello che dico, quante imitazioni sono in giro
ma pur essendo alcune molto perfette, voi avete la certezza che sono tali. E basta. Cioè, guarda che bravo, questa è proprio un'imitazione, guarda, quasi perfetta. Però non mi convince, perché se anche la voce fosse perfetta, è chi la usa che non è lui. È chi la usa. L'amico noi l'abbiamo sperimentato. E non l'abbiamo sperimentato soltanto dal pulpito. L'abbiamo sperimentato nella nostra vita. L'abbiamo sperimentato in noi. Abbiamo in noi la sua voce in noi. Io scriverò le mie leggi nei loro cuori. Alleluia. Lancio occhiata attraverso le persiane. Sentite che bello. Il mio amico parla e mi dice: l'iniziativa è sempre sua, eh? Avete notato? Ecco perché ne cantico dei cantici. L'iniziativa è sempre sua. E guardate la sua misericordia. Deuteronomio dice: conserva fino alla millesima generazione la sua misericordia. È tornato contento, è tornato felice, ha saltato e ha corso per bruciare il tempo e le tappe per incontrare la sposa. Ha trovato un muro, ha trovato una finestra con la persiana chiusa. E non è che dice: ma io sono deluso, io pensavo che hai fatto il muro, fammi sapere se non vuoi più sapere, questa è l'accoglienza. Amica mia, estremo tentativo di recupero. Estremo tentativo di recupero. Vi ricordate il figlio il prodigo? Vi ricordate il figlio il prodigo? C'è una confessione dall'altra parte e c'è una salvezza che opera dall'altra parte, che dice il ragazzo, mentre dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Il padre corre. E poi il figlio dice la seconda frase: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre si getta al collo. Terza frase del figlio: trattami come uno dei tuoi garzoni. E il padre lo bacia e lo ribacia. Amica mia, dice, alzati. Probabilmente si era un po' accomodata, forse, un po' tipo 10 vergini, no? Ci facciamo un bel muro, chiudiamo la persona e sediamoci. E lo sposo dice: alzati, alzati. Il gelo, la neve, l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito e se n'è andato. Ho iniziato l'opera, i fiori spuntano sulla terra. Il tempo del canto è giunto, la voce della salvezza. La voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Arriva la primavera, il risveglio. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Che stai a fare in casa? Vieni che ci facciamo una passeggiata e vedremo tutte queste cose. Vieni. Se apri la persiana ti rendi conto che c'è un bel sole. Se vieni con me ti rendi conto che i prati sono fioriti, che puoi godere la grazia di Dio, che puoi camminare insieme con me e beneficiare dell'opera che io ho fatto, perché la mia opera è un'opera che parla di vita e non di freddo, di calore. Alzati, amica mia, mia bella, vieni. Mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce, qua, che serie di complimenti, guardate qua, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Che incoraggiamento. La sposa non ha proprio parlato. E la sposa gli ha detto: la tua voce soave. Il Signore vede sempre
al di là di quello che noi siamo, per effetto dell'opera dello Spirito Santo. La vede come una colomba che è nascosta nelle fessure delle rocce, è al riparo. Nessuna pioggia può fargli del male, è chiusa nella roccia. Nessun vento può fargli del male, spezzargli le ali. Nessuna intemperia può mettere a rischio la sua vita. È nella fessura della roccia. La Bibbia dice che la roccia è Cristo. Alleluia. Tutti i mali si sono abbattuti su di Lui, fratelli. Lui è il nostro riparo. Amen. Qualunque vento soffi contro di noi, contro la Chiesa, è Cristo. È Cristo che la ripara. Qualunque pioggia, qualunque male, qualunque nemico, qualunque azione malvagia si ripercuoterà su Cristo, perché è Lui che difende la sua Chiesa. Non abbiamo bisogno né di difenderci né di difenderla. Alla fine del Cantico dei Cantici la ribadisce il Signore: la vigna è mia. Salomone, tu pigliati la tua vigna e fai quello che vuoi, ma la vigna è mia e sono io che ne prendo cura. Grazie Signore. Da quanti venti siamo stati liberati, fratelli? Quanti venti? Da quante piogge pericolose siamo stati liberati? Personalmente, comunitariamente. Da quanti freddi invernali siamo stati nascosti nel nascondiglio delle balze? Siamo stati messi al riparo. Nessuno o nessuna cosa avrebbe potuto raggiungerci, perché in Cristo eravamo nascosti, in Cristo e la roccia. Chi veniva se la doveva vedere con la roccia? Chi veniva doveva rompere la roccia. È bella rompere, vai. Chi guasta la mia vigna, io guasterò lui, dice la scrittura. Che bello sentirsi protetti dal Signore. Che bello. Ma se c'è un tempo per essere nascosti, c'è anche un tempo per uscire fuori. Mostrami il tuo viso. Alza la persiana. Fammi vedere. La Chiesa deve aprirsi davanti al Signore, deve aprirsi. Non si deve aprire al principe della potestà dell'aria. Adesso c'è in bocca questa cosa: ci dobbiamo aprirci. Ho sentito qualcosa di più pericoloso ancora: dobbiamo aprirci al mondo, nel senso che se no il mondo non... Dobbiamo aprirci al mondo. La gioventù non è più quella di ieri, ma il problema è della gioventù, non è del Signore. Ma ha scritto uno su un blog, fratello Massimiliano, il Vangelo, così ha scritto, mi pare, il Vangelo non è più con i tempi, come diceva più o meno precisamente, Non è più possibile che il Vangelo abbia possibilità di intervenire in questa società, come se il Vangelo avesse un problema con questa società. Io ho scritto, ho detto: forse guarda che è la società che ha un problema col Vangelo. Questo qui mi scriveva, sembrava, o voleva far sembrare che lui conoscesse tante cose. Il Vangelo, insomma, non è più, dobbiamo capire che
Ma il problema non è del Vangelo, che è parola che dura per sempre. Guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Amen. Non è il problema, se noi pensiamo che il Vangelo non abbia più le caratteristiche per intervenire in una società così complessa, noi pecchiamo, stiamo rendendo imperfetta la parola. Stiamo dicendo che questa non è parola di Dio perché è imperfetta, è per quei tempi. Io mi preoccuperei se questi discorsi venissero dagli ambienti cristiani, ma forse è proprio dagli ambienti cristiani che arriva. Questa è la regola inerrante, la luce sul mio piede, la lampada sul mio cammino. È questa che deve salvare, fratelli. La sua voce è soave, la sua voce è soave. Il nostro compito non è quello di intrattenere in attività oratoriali la gente in chiesa, di attirare le persone, stare tutti quanti insieme. Non è questo il compito è quello di far conoscere la voce dell'amico, non della chiesa. Cosa pensa quello? Cosa pensa quello? Come pensa quello? Cosa pensa il pastore, quell'altro pastore? Ma che ci interessa di quello che pensano i pastori? Che vi interessa quello che pensano i pastori? A me interessa quello che pensa il mio amico. Interessa che pensa quello che mi ha salvato, colui che mi ha salvato. È relativamente importante quello che pensa un pastore, quello che pensa anche un uomo di Dio. È relativamente importante. L'uomo di Dio non è infallibile. Non è infallibile. E fate male quando pensate che potrebbe essere così. La voce del mio amico. Alleluia. Amico con la A maiuscola. Non quell'amico che, con quale ti senti ogni giorno. E che è pronto a deluderti. Mostrami il tuo viso. La Chiesa si deve aprire all'amico. Apri la persiana stamattina. Anzi, fai una cosa, apri la porta. Perché la tua voce è soave. Quando la Chiesa glorifica il Signore, la Chiesa è il Signore è contento. Quando la Chiesa sta zitto, non è molto contento il Signore. Provate a fare un viaggio in macchina con uno che non parla mai. Mamma mia. Tremendo, eh? Io l'ho fatti. Viene la voglia dopo 10-15 chilometri, dici, prenditi il treno. Diritti, così ti fai le domande, ti guardi. Immaginate la sposa così, con lo sposo, che non parla. No, guardate quanti complimenti fa lo sposo. Chiacchiera lo sposo, eh? La voce è bella, il tuo viso è soave, mostrami il tuo viso, come sei bella, e come... Immaginate dopo tutta questa serie di commenti la sposa che grazie, grazie, e non dice mai alleluia, gloria a Dio, lode a Dio, che bello. Quelle chiese quando ieri sera ho fatto una visita a una famiglia a Lodi e diceva proprio questo, dice, quando sono entrato quello che mi ha fatto rimanere in questa comunità, perché loro venivano da fuori, e sentire questo rumore di gente che glorificava come un mare, come quando vai su una banchina di un porto, il mare agitato e tu senti un rumore di grandi acque, va? Di gente che glorificava il Signore. E in cielo è proprio così, fratello. Gente numerosa che glorificava, dice l'Apostolo Giovanni, sembrava un rumore di grandi acque, fortissime, un mare pieno, come volesse, sembrava una sola voce, un mare, ma il rumore era
glorioso, il cielo stesso manifestava la grandezza di questa lode. Fammi udire, la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Concludiamo. Complimenti ci sono? Lo sposo ci ama? Non ha detto niente riguardo al muro? Ma adesso una parolina ce la deve pure dare. E questa parola che adesso dico, se voi vedete, è rivolta al plurale. Sembra quasi che non sia rivolta alla sposa, ma a chi fa per la sposa? Un appello a tutti quelli che sono maturi nella fede, che hanno l'esperienza cristiana fortificata. Prendeteci le volpi e toglieteci le volpicine. Lo sposo non dice alla sposa prendeteci. Lo sposo riconosce che in questo giardino ci sono dei guardiani. Quello che il Nuovo Testamento chiamiamo così, anziani. E quando dico anziani non faccio riferimento a un cartellino, faccio riferimento a persone, a uomini, a donne che hanno fatto un percorso, hanno imparato la voce, ma non solo hanno imparato la voce, hanno imparato pure a distinguere se nella vigna c'è una volpe o c'è un coniglio, se c'è un animale da allevare, mi spiego, se c'è qualche difetto che si può curare o se c'è qualcosa che deve sparire dalla vigna. Perché la vigna è anche questo. Lo dice lo sposo. Non dice, ma siete tutti quanti insieme, pure le volpe, le volpicine. Giochiamo con le volpi. Gesù ha chiamato volpe Erode. Ditegli a quella volpe. Erode era un omicida. E le volpi e le volpicine che girano nel giardino possono pure sembrare simpatiche. Guarda com'è bellina. Ma guastano la vigna. Al momento in cui devi via l'uva non ci sa più niente. Abbiamo trascurato. Forse dici, no, ma quella non è una volpe, è una volpicina. Ma cresce, non ti preoccupare. Che esagerazione, non è proprio male, insomma, dagli il tempo di crescere. Il Signore, prendetele, non le lasciate, prendetele, prendeteci, perché le nostre vigne sono in fiore. Alleluia. E le volpicine arrivano, le volpi arrivano proprio perché sono in fiore. Il mio amico, finalmente sta sposa parla, finalmente la chiesa chiacchiera e dice qualcosa, dice anche la sua. Il mio amico è mio e io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio. Mi piacerebbe tanto prendere questo verso e isolarlo e parlare su questo verso. Ma non lo voglio isolare, lo voglio mettere insieme a quello che abbiamo detto fino adesso. Torna. Ma sei là. Come torna? Non è là. Che stai aspettando? È qua il Signore. Ma come? Ha lanciato occhiate per la finestra. Attraverso questo culto stai sentendo che ti sta curando, che ti vuole bene. Sarebbe quasi inutile adesso tornare a casa e dire, Signore, io voglio. È qua. È qua. Torna.
ritorna, è arrivato, è qua, apri la tua vita. Non avere il timore, lascia che entri, le ombre fuggiranno quando lui entrerà nella tua vita. Lui che è luce, lui che è sole di giustizia. Torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. Ma i versi prima avevano detto che lui era tornato proprio come la gazzella e come il cerbiatto. Questo cosa vuol dire? E concludo. Vuol dire, fratelli, che noi siamo in grado, con la nostra natura umana, di vivere delle esperienze, e quelle stesse esperienze di non dargli vita. Questo culto, questa riunione, se ti è parso un'esperienza, fermala, vivila. Lo sposo è qui. Tu, nonostante tutti i tuoi limiti, sei trattata da sposa. Ha detto che sei l'amica sua. C'hai tanti problemi, c'hai tanti difetti, va bene. Hai costruito un muro? Hai chiuso la persiana? Ascolta la sua voce. Non ti preoccupare, probabilmente per lui il muro non è un problema, è per te il problema. Perché lui può distruggere subito, se tu vuoi. Se tu vuoi. Hai abbassato la persiana? E che ci vuole? A volte è più il gesto di doverci alzare da una poltrona e andare alla persiana che ci scoccia che la fatica stessa. Ci vuole niente. Anzi, lo vedi. Togli ogni velo dal tuo cuore stamattina. Togli ogni velo, ogni muro. Dio ti farà del bene. Chiniamo il capo e preghiamo. Alleluia.